La Banca Tercas ha ingaggiato due nuovi atleti, lo sloveno Goran Jurak e il rumeno Virgil Stanescu, a causa di una serie di infortuni che hanno colpito la rosa biancorossa. Entrambi hanno firmato contratti di 2 mesi, ma che possono essere prolungati. Jurak, classe 77, un lungo di 2,03, forte fisicamente, abile sotto le plance. Ha esperienza a livello internazionale per aver giocato nell'Olimpia Lubiana e Olimpia Kos, nel 2005 in Italia per la prima volta con Jesi e l'anno successivo a Cantù, nel 2007 con lo Zalgiris Kaunas, lo scorso anno con l'Angelico Biella, in semifinale playoff scudetto. Stanescu, classe 77, un centro rumeno di 2,03, si è formato oltreoceano, risultando uno dei più forti centri nella storia dell'Ateneo, conquistando per ben 2 volte il titolo di miglior realizzatore. È stato giudicato miglior centro del campionato asiatico per club. Soddisfatto Capobianco, un atleta che garantisce sostanza vicino canestro. Soltanto Jurak sarà disponibile per sabato sera alle 20:30 al Palasca nella sfida contro la Cimberio Varese, reduce dal successo ottenuto contro l'Armani Jeans Milano. Invece Stanescu sarà presentato ai mass media la prossima settimana e quindi sarà disponibile per la sfida contro Siena. I biancorossi hanno iniziato male la stagione, regalando a Ferrara 2 punti che con un po' più di attenzione nel finale avrebbero potuto portare via, nonostante tanti problemi fisici, e ora sono decisi ad un pronto riscatto. Varese, guidata da Pilastrini, è una nobile decaduta, può contare su atleti di spessore come l'ala centro Slay, la guardia Mian, Morandé, Galanda e l'ala Cotani. Il Teramo deve difendere con intensità e giocare più di squadra per cercare di far su il mesh ed attendere tempi migliori. Gli arbitri della sfida, Seghetti, Duranti e Ramilli. Allora, ci piace sottolineare, siamo con il direttore sportivo Lorenzo Maruganti, diceva prima in conferenza il presidente Carlo Antonetti la celerità con la quale il direttore sportivo ha così messo a segno questi 2 colpi di mercato in un momento non facile dal punto di vista, diciamo, degli infortuni. Purtroppo la Banca Terra ha dovuto fare di necessità virtù ricorrere questi 2 nuovi arrivi. Merito di Lorenzo Maruganti. No, come dico sempre, non è il direttore sportivo, ma è tutta la società, perché se riusciamo a muoverci bene e rapidamente, ovviamente il merito è di tutta la società, perché l'organizzazione deve essere perfetta in ogni sua componente, e siamo contenti di essere riusciti a muoverci veramente in maniera rapida e credo anche in maniera positiva, anche se poi ovviamente dovrà essere il campo a darci questa risposta. Però diciamo che per quello che riguarda il nostro lavoro siamo soddisfatti effettivamente. 2 scelte non caso, come accade sempre per questo staff della Banca Tercas, altamente competitivo, scelti questi 2 giocatori con precise caratteristiche. Sì, mi piace confermare quello che ha detto il Presidente, non sono 2 scelte dettate dall'emergenza, ma sicuramente legate anche a una situazione sì, problematica per gli infortuni, ma 2 scelte che vanno anche nella direzione di sempre per la nostra, riguardo alla nostra filosofia di squadra, 2 giocatori che seguivamo da tempo, che diciamo, abbiamo avuto occasione adesso di prendere, di concretizzare, per cui siamo molto felici, perché ripeto, non si tratta di mettere una toppa in una falla, ma di continuare un certo tipo di discorso con una certa logica. Jurak che sarà già disponibile sabato sera al Palazzetto, insomma una sfida importante contro Varese che ha battuto l'Armani Jeans Milano. Sì, ci attende una partita importante, per cui siamo contenti di essere riusciti a tesserare Jurak in tempo per giocare domani sera e anche per la prima partita di Eurocup. Nuovo arrivo per la Banca Tercas, si chiama Goran Jurak e ve lo vogliamo far conoscere. Intanto, che accoglienza ha trovato? Sono stato sorpreso perché sia lo staff che i compagni di squadra, i giornalisti, tutti sono veramente molto felici di essere arrivato qui a Teramo. Lo scorso anno ha già affrontato la Banca Tercas con Biella, che ricordo ha di quell'incontro e di questa squadra di cui ora fa parte? Ho ricordi belli e cattivi perché abbiamo perso una partita negli ultimi 10 secondi, ma belli perché ho visto un grande pubblico, il palazzo pieno, grande pressione e una grande squadra. Game of Teramo. Parliamo anche del confronto di domani sera, sabato, molto importante per la Banca Tercas, affronterà la Cimberio Varese, la squadra che vuole prontamente riscattarsi, quella del Teramo. Varese surprise everybody. Ho seguito il primo turno del campionato italiano, Varese ha veramente sorpreso tutti perché ha fatto una grande partita, però noi dobbiamo far bene e dobbiamo vincere questa partita.